Ciao. Ciao a tutti, vedo che stiamo iniziando a collegarci. Adesso aspettiamo che si aggiungano un po' di persone. Dopo, quando Dean arriva, lo invitiamo. Ok. Come sulla storia, oggi andremo a intervistare Dean Turkovic. Se avete domande, non esitate a scrivere nei commenti, cercherò di leggere il più possibile. E così. Adesso vedo se Dean è entrato. Ok. Ciao Dean. Ciao, mi senti? Sì, e te anche? Sì, benissimo. Come va? Ma a posto, sono appena sceso dalla montagna. Dalla montagna. Beh, sei sempre a Bolzano? Sì, perché il lavoro ancora, diciamo, mi costringe a stare qui e poi spero di andare un po' in ferie in Croazia. Grazie, certo. Sta tornando un po' alla normalità là adesso, in questo periodo? Stanno Sì. Sì, ancora. per fortuna qui diciamo un pochettino prima che dalle altre parti è iniziato diciamo a rallentare, ci hanno lasciato diciamo girare un po' prima anche uscire dalla città. E lì ho colto subito l'occasione diciamo per andare un po' in montagna e qui in giro. Ah, certo, ovvio, per tenersi in forma. Beh, dai, intanto adesso aspettiamo magari che entri ancora qualcuno, dopo possiamo iniziare questa intervista, diciamo, dai. E se no, Ma tutto era. non c'è Come? Matteo. Dove è Matteo? Ti ha lasciato il Ah, programma? no, Matteo non c'è. Matteo oggi è a riposo. Ah sì, dai, siamo noi due, insomma, vediamo, dai. Ho preparato qualche domanda da fare, dopo vedremo, insomma, se. Anche il pubblico là ci fa qualche domanda, cercherò di leggere i commenti se qualcuno scrive e così vedremo, Bene. dai. Sarà che aveva da fare oggi, allora ti ha lasciato il programma. Esatto, si è dato un po' di riposo, dai. Vabbè, dai, comunque credo che possiamo anche iniziare, che sono le 23. Magari volevo iniziare chiedendoti un po' dall'inizio, magari, un po' come mai hai scelto, visto che oggi è un'intervista sul centrale, come mai hai scelto di fare il centrale? Se è sempre stato il tuo ruolo, se magari cosa ti ha spinto a scegliere questo ruolo e così. Sì, dai, diciamo che dall'inizio giocavo sempre terzino perché ero fisicamente, anche se non si direbbe, più alto e più grande degli altri nelle giovanili. All'inizio, sì. Esatto. Poi anche qui in Italia sono arrivato come terzino. All'epoca c'era Mario, un altro ragazzo, Mario Sporci, c'è un altro ragazzo di casa che giocavano centrale. C'eravamo io e Volpi, che eravamo terzini. Sì. E poi, diciamo, piano piano mi sono spostato anche al centro. Diciamo, il primo che mi metteva centrale era Radojkovic in nazionale. E con lui, diciamo, è iniziata. Diciamo che non gioco centrale da sempre, ma già ultimi 5-6 anni saranno. Sì, poi giravo sempre un po', diciamo, terzino centrale, ci scambiavamo, perché, come lo sai bene, no? Non è che parte No, l'azione, ovvio. poi finisci sull'ala sinistra. Sì, no, certo, infatti, no, no. Anch'io ho sempre giocato terzino, anch'io dopo questi ultimi anni, anch'io sto giocando un po' centrale, così sto un po' scambiando, così. E te hai incontrato qualche difficoltà dal ruolo di terzino a spostarti centrale all'inizio, oppure è stato facile proprio? Diciamo che era Ma un ruolo abbastanza, cioè, nuovo, no? Dal punto di vista, mi dovevo più fare l'organizzatore, no? Della cosa. Però posso dire che avevo fortuna di imparare da Freddy, cioè mi ha insegnato tanto. Lui era abbastanza. Non ho riscontrato difficoltà perché il gioco era molto organizzato e sapevo, diciamo, in ogni momento cosa dovevo fare. Quello per me, secondo me, è importante per un centrale che quando non ha lui le proprie idee, che c'ha in panchina uno che
lo Da aiuta. cui prendo il punto. Sì. Ovvio, ovvio. Sì, Certo. poi... Ma perché... No, volevo dire se Appunto tu... all'interno... Mi senti? Scusa, parla, parla, vai, vai. No, volevo dire che se hai un sistema di gioco e se l'allenatore ti impone un sistema di gioco è molto più facile, quello volevo dire. Dopo il sistema di gioco deve adattarsi a te e tutto, però ovviamente avendo un sistema di gioco da cui prendere spunto, ovviamente dopo ognuno ha le sue caratteristiche e così ti sarai, credo, trovato bene col sistema di Radojkovic, come anche noi abbiamo fatto, infatti erano... ti sei trovato bene? Sì, Sei a... No, a... perché diciamo forse il primo allenatore in nazionale che ha iniziato con tanti, facendomi vedere tanti video delle sue squadre, delle sue ex squadre, anche da quello potevi, diciamo, già prima di iniziare l'allenamento sapevi già cosa fare e come lo devi fare. Dopo di lui che è arrivato anche Trillini, diciamo, abbiamo continuato ugualmente, il ruolo mi è rimasto sempre lì centrale, un po' anche terzino, no? Diciamo è più facile quando c'hai l'allenatore che ti prepara bene. ovvio, ovvio. E cambiando da te, da tanti anni che giochi a Bolzano, no? Trovi differenze dal giocare in nazionale o da come giochi in nazionale o da come giochi a Bolzano come centrale? Devi più adattarti a chi hai attorno a te o cerchi comunque di magari portare il gioco che avevi in nazionale e portarlo in squadra anche? Diciamo che spesso negli anni precedenti tanti schemi che facevamo in nazionale li portavo a Bolzano, li proponevo come idee e spesso si accettavano, no? Però diciamo anche qualche giocata tra due giocatori da Bolzano l'ho portata in nazionale, centrale pivot, centrale terzino, così. Diciamo che a Bolzano magari dovevo avere un po' più di... come dire, Responsabilità, magari. sì, avevo più, sì, giusto, più responsabilità, no? Invece nella nazionale c'era sempre una panchina, diciamo, larga per ogni posizione, erano sempre i due o tre migliori d'Italia. Io posso dire che in nazionale mi sono sempre trovato più facile a giocare. Più facile. Sì. Ovviamente sì, esatto, avendo dei giocatori anche più, insomma, non migliori, però magari più caratteristiche diverse, così nazionale comunque anche il ruolo del centrale magari può essere più facilitato, diciamo. Diciamo anche avevo meno, non dico responsabilità perché quella la devi avere diciamo sempre per essere organizzato, ma meno pressione perché in nazionale potevi far vedere il meglio, cioè fai quello che sai fare. Invece magari nelle società hai spesso anche pressione dalla società, puoi avere dall'allenatore. Diciamo giochi con meno pressione, almeno io lo facevo sempre così. Esatto. E per un centrale, quant'è che è importante l'esperienza? Hai detto per esempio che hai parlato di Freddy che ti ha insegnato, ti ha portato nuovi schemi, cioè ogni allenatore con cui incontri così come ruolo del centrale apprendi ogni volta cose nuove che magari porti nel tuo bagaglio tecnico oppure hai un gioco prestabilito che cerchi di... insomma, Quello dipende un po' quanto si assomiglia il gioco nella squadra, nella società e quello in nazionale, perché comunque devi sempre apprendere il gioco che vuole fare il tecnico, perché non ognuno ha lo stesso stile, no? No, niente. no, beh, certo. Mi sono scordato la domanda iniziale, per quella. Hai iniziato con una domanda, poi sei portato e dimenticato questo. Esatto, no, la domanda iniziale era se era importante l'esperienza per un Ah, centrale. giusto, giusto, ecco quello volevo. Sì, sì, quello con gli anni mi sono accorto che l'esperienza arriva, perché adesso potrei dire magari a 22-3 anni avevo già questa esperienza, perché quella soprattutto nelle situazioni difficili di una partita, lì sai quando non devi perdere un pallone, quando ti devi prendere la responsabilità. Oppure a chi assegnare la responsabilità dell'ultimo tiro, così magari anche un ragazzo giovane per dire se c'è la partita dove gli entra tutto,
puoi lasciargli anche la responsabilità nei momenti difficili, perché è meglio uno così che è in forma quella giornata che un altro che è fuori forma. Esatto. E poi tocca al centrale decidere queste cose, infatti, sicuramente. Sì, se, diciamo, se non c'è il time out o qualcosa prima, tocca al centrale fermare il gioco e assegnare, diciamo, la responsabilità a qualcuno. Sicuramente, sì. E pallamanisticamente parlando, hai preferenze te nei passaggi, per esempio nelle collaborazioni col pivot, con ala, o hai delle preferenze particolari o comunque hai padroneggi tutto nella stessa maniera, bene, insomma, così. Dipende anche un po' con chi gioco accanto, no? Mi Dal giocatore a ricordo giocatore. adesso che avevo Arcieri gli ultimi 2 anni, so che salta dall'angolo piccolissimo e bastava passargli la palla, per dire, no? Oppure avevo una buona collaborazione con Moretti quando giocava terzino a Bolzano, anche con, diciamo, con i pivot della nazionale. Prima con Maio e dopo con Pari, diciamo, ma però quello spesso è anche collaborazione solo tra due giocatori. Magari sai come dici agli altri di lasciare girare la palla perché ti sei già messo d'accordo per fare un giochino tra due. Esatto. No, vabbè. Un consiglio che daresti a un giovane giocatore, un giovane centrale che vuole iniziare, cioè che gioca a pallamano, ma che vuole appunto migliorarsi così? Ci sarebbe un Diciamo qualcosa che consiglieresti? quando sei ancora giovane, lì dipende tanto, ho capito adesso anche con gli anni, che dipende tanto dall'allenatore, da quanto uno ti può trasmettere. Perché finché sei giovane, o ti insegna, diciamo, l'allenatore, oppure devi, non lo so, avere qualcuno che segui, no? Un Certo, idolo sì. Idolo, sportivo, diciamo. certo, sì. Sì, invece per dopo un po', diciamo, anche diciamo alla tua età così, secondo me è Esatto. importantissimo giocare, giocare tanto. Se non hai minutaggio, consiglierei a chiunque, Prendere. anche, alla fine anche di cambiare squadra se vedi che non riesci a, se hai voglia e se vedi che non riesci a giocare nella propria società o nella società dove giochi, perché solo giocando si impara molto. Molto più che in un allenamento, proprio due cose di. Esatto. Se si prende esperienza, poi la tensione anche della partita, immagino che è differente. E tutte le. Vai, vai. No, quello volevo dire che è importantissimo giocare da giovani, perché dopo magari ti ritrovi a 24-5 anni che non hai un'esperienza alle spalle, perché l'esperienza, come dicevo prima, è importantissima, però te la devi creare con gli anni, e più giochi prima diventi maturo. Esatto, sì, beh, ovviamente. E in tutte le partite che hai giocato c'è stata magari una partita in cui hai avuto particolarmente tensione, eri particolarmente agitato oppure eri benissimo lo stress, così. Diciamo le prime partite dove, diciamo che in ogni partita, come già avevo detto anche a Matteo nell'intervista prima, io prima di ogni partita sento un po' di tensione, che penso Sì, che è normale, ma più che tensione è anche un modo di concentrarsi per la partita. sì. Invece adesso non mi ricordo particolarmente qualche partita dove ero proprio teso teso. Magari la prima volta che ho giocato contro la ex squadra, quando stavo a Biella, dove giocavo contro Parenzo, quello mi ricordo che, diciamo, volevo vincere quella partita e la prima in casa non l'avevo giocata bene. Dopo mi ricordo che anche al ritorno fuori casa abbiamo vinto, però, diciamo, ero meno teso e erano partite, diciamo, particolari. Se no, Certo. dipende dall'importanza della partita. Ovviamente una finale si sente molto di più che partita di campionato. Ovviamente una partita di campionato, ovvio, ovvio. Ma e tu Dan hai iniziato a giocare in Croazia, giusto? Sì. E dopo sei venuto direttamente a Bolzano? Sì, ho cambiato una squadra in Croazia prima e poi sono arrivato a Bolzano a 20-24 anni. Esattamente 24 anni.
non hai mai pensato di, cioè, visto che sei uno dei giocatori più forti, diciamo, della nazionale italiana, anche, non hai mai pensato di andare a giocare in un campionato estero come Francia, Germania, Spagna, così? Sì, diciamo all'inizio sono arrivato in Italia con la squadra era molto forte, diciamo formata tutta da campioni e da giocatori che già al tempo erano molto importanti per il campionato. Se parlo di Felipe, di Gaeta, di Maione, di Demis. Con me sono arrivati anche Ciarapina e Sporcic, due che giocavano un ruolo importante anche nella pallamano croata. Diciamo i primi 2 anni abbiamo vinto, e la squadra era sempre competitiva. Secondo me mancava sempre un piccolo passo, magari di provare a fare qualcosa in più in Europa. In Europa, Così sì, ovviamente. poi diciamo, gli anni passavano e mi sono sempre trovato bene. Dopo 5-6 anni, quando mi sono avvicinato ai 30, non ho più pensato, diciamo, di cambiare, di provare una nuova esperienza all'estero, però lì ancora non è neanche sicuro di rimanere sempre a Bolzano, però diciamo che mi Sì, sono trovato dopo bene in Italia. ti trovi bene. Vabbè, certo, ti trovi bene così, ovvio. Sì, diciamo se potessi tornare magari lì ancora giovane, diciamo alla Ci tua età. proviamo. Sì, lì magari proverei a fare qualche esperienza anche in qualche campionato, magari Austria, Svizzera o come te, se sarebbe possibile, Francia, ovviamente, campionati più forti. Certo. E hai parlato prima di Sporcic, come, cioè, dalle novità, i prossimi anni sarà diciamo, il tuo nuovo allenatore, no? Sì. Come la vedi avere un tuo amico, un tuo compagno che ha sempre giocato con te, appunto, come allenatore? Sì, perché diciamo tanti magari non sanno, ma con lui ho giocato già 3 anni prima in Croazia, prima dei 10 anni che sto giocando qui. No? Sì, diciamo la società ha fatto questa scelta di puntare su di lui. La società, diciamo, sta lavorando per formare diciamo, a questo tempo di crisi, si può parlare anche di crisi, no? Il budget è un po' ridotto, certi ragazzi hanno riconfermato adesso certi nomi sono già usciti, certi magari usciranno prossimamente. Penso che la società anche con Inner Ebner e con Mario, soprattutto loro due, più i vecchi dirigenti, hanno costruito una bella squadra. Mario avrà sicuramente una bella responsabilità, però conoscendolo, lui è molto in gamba, no? Penso che in agosto sarà molto preparato, si farà preparare da anche altri allenatori lì in Croazia, sicuramente, che so che li sta già sentendo. Diciamo che non ho paura perché comunque era sempre anche un allenatore in campo, faceva il centrale, faceva tanto, no? Allora, diciamo, sarà più un problema per lui per gestire noi altri che noi altri ad accettarlo, perché quello sarà facile, penso. Certo. Lo potrei anche aiutare, no, al massimo, visto che tanto lo conosci. Sì, noi altri ragazzi che siamo qui, diciamo come più esperti, Sì, così certo. sicuramente gli daremo una mano poi nuovi arrivati, però penso che un problema per lui sarà gestire magari, come ho visto anche dall'esempio di Ciutura a Bressanone, gestire la partita mentre sei in campo. Vabbè, Perché certo. se qui sta fuori dal campo, penso che non sarà nessun problema, però magari non riuscirà a seguire tutti mentre sarà in campo. Io sono abituato a giocare con lui, a me mi piace più che quando sta in campo, no? Perché lì so che ci può dare una grandissima mano ancora. Vabbè, certo. Bene, bene. E come futuro te hai ancora degli obiettivi personali, diciamo, a cui vorresti ambire, diciamo, o in nazionale o anche a Bolzano? Hai dei prossimi sogni o delle esperienze che vuoi ancora fare, diciamo? Più che sogni, perché quelli penso che si a quest'età No, diciamo beh, raggiungono difficilmente. Sarebbe bello qualificarsi con la nazionale per qualche torneo importante, quello mi piacerebbe un sacco.
quello sì, se no, diciamo, gli obiettivi quelli me li pongo da solo anche perché quello è molto importante per avere dei stimoli. Col Bolzano, per esempio, sarà finché gioco qui e finché la squadra sarà così competitiva, sicuramente sarà. Mi piacerebbe vincere ancora col Bolzano, anche che sarà un po' più difficile perché tanti nomi importanti sono andati via. Certo. Vabbè, no, cioè, ovviamente. Bene, dai, insomma, adesso vedo un attimo se il pubblico ha fatto qualche domanda. Se no. Nessuna domanda. No, non sembra, non sembra. Vabbè, dai. Ok. E se no c'è qualcosa ancora che vorresti dire agli spettatori, vorresti dare qualche, non so, qualche consiglio? Qualche consiglio? Dai, diciamo che vorrei che l'anno prossimo non è un consiglio, no? Perché consiglio lo posso dare a qualche giocatore particolare, cioè se mi Certo, chiedi di qualche ruolo così sì, però vorrei che si iniziasse normalmente l'anno prossimo e spero anche di rivedere il prima possibile il pubblico sui spalti perché senza il pubblico non c'è tanto gusto di giocare, perché giocare, sai com'è, giocare in un palazzetto vuoto. Non piace a nessuno perché alla fine giochi per quello, per il pubblico. Spero che sì. tranquillizzi tutto e che con il campionato prossimo si ricomincia da zero. Si possa Sì. rimettere in sesto tutto, Sì, certo. diciamo Sì, anche che. noi, esatto. Anche noi qua hanno detto che prima del 20 luglio qua non potranno riprendere niente, però vedremo. Dai, qua in Francia è la federazione che deve ancora decidere, non si sa niente, però vedremo. Dai, Sì, quella è la speriamo cosa di. migliore per, diciamo, noi giocatori. Quando sei in sospesa non sai cosa ti aspetta, no? Anche tutti questi 3 mesi era un po' così, si gioca, non si gioca, si continua, non si continua. È difficile, sai, come tenersi in forma senza allenarsi al palazzetto, perché una cosa è andare a Sì, correre fuori, una cosa è giocare col pallone, no? certo. Speriamo Vabbè. che quello si ricominci il prima possibile. Perfetto, sì. Quello che vogliamo tutti alla fine, dai. Speriamo che vada bene. Beh, Dea, grazie mille allora. È stato un piacere. Spero che sia stata questa chiacchierata, sia stata utile agli spettatori, diciamo. E Speriamo, grazie mille. siamo stati un po' divertenti, diciamo. Ma sì, infatti, grazie mille anche a me, mi ha dato insomma ispirazione un po' così e speriamo di rincontrarci presto in nazionale. Certo, però me lo auguro anch'io. Certo, dai. Vabbè, grazie mille Bene, allora e ci sentiamo presto. ciao. Ciao, ciao.